Pescara invasa dalle biciclette, più di 1500 persone in sella per la 32esima edizione di Bici in Città, manifestazione che si svolge in contemporanea in 110 città italiane. Ci spostiamo a Pescara, invasa dalle due ruote. In 1500 partecipano oggi alla manifestazione Bici in Città. Celeste Acquafredda. In 110 centri italiani il pacifico e colorato assalto alle due ruote per la 32esima edizione della manifestazione Bici in Città. A Pescara sono saliti in sella in 1500 per ribadire il diritto di tutti a pedalare in sicurezza e autonomia, famiglie, appassionati e tanti bambini ai quali si rivolgono le associazioni promotrici, la FIDAS che riunisce i donatori di sangue, la WISP, ente di promozione sportiva per un'educazione alla mobilità sostenibile. Luciano Ferrero, presidente WISP Pescara. Il nostro impegno, il nostro lavoro è rivolto proprio alle scuole, maggiormente agli istituti comprensivi, alle scuole elementari, proprio per infondere la passione per la bici anche per la sicurezza del rispetto del codice stradale, la sicurezza di andare in bici nelle strade. Preferisci la bicicletta o la macchina quindi? Sì. I tuoi genitori? I miei genitori mi sa che preferiscono l'auto, che si può andare tipo in autostrada. Un percorso lungo 12 km, traguardo Piazza della Rinascita. La Regione Abruzzo ha previsto 1.350.000 euro per le piste ciclabili, l'appello della WISP. Affinché ci siano più piste ciclabili e quelle esistenti di metterle in rete per una maggiore sicurezza nella circolazione con la bici.